In provincia di Foggia non si perdono le antiche tradizioni, siamo a Castelluccio dei Sauri, sui Monti Dauni, con Paola Campanaro, che è la titolare di questo mulino. Oggi è andato in funzione un antico mulino a pietra. Perché torniamo al passato? Perché nel passato c'è il nostro futuro, lo dico sempre. Noi veniamo da un territorio ricco di passato, con prodotti veramente particolari ed ottimi, soprattutto se vengono moliti a pietra, quindi lasciando tutte le sostanze nutritive intatte, quindi avendo un prodotto integrale e diverso dalla solita molitura a cilindri, che io amo, io molisco sia a cilindri che a pietra, però questo mulinetto piccolino qui mi dà molte soddisfazioni che non devono essere sottovalutate, insomma. Quali sono i grani che vengono moliti? Noi moliamo una serie di grani, di tipologie di grani, dai grani antichi ai grani moderni. Che cosa si ottiene? Che tipo di farina si ottiene? Un integrale, una semi-integrale, una tipo 1 e una tipo 2. Possiamo molire anche altre tipologie che non sia solo grano, possiamo molire anche dei legumi, del riso, del mais, quindi abbiamo una vasta scelta di prodotti. Ecco, sono tornati di moda i grani antichi, che cosa hanno di diverso? Beh, i grani antichi sono particolari perché hanno un glutine tenace, un glutine totalmente diverso, e hanno un glutine basso, quindi fanno anche bene, diciamo, non danno problemi a livello di salute, insomma. Sono ottimali per la nostra dieta mediterranea. Oggi la dimostrazione è che anche nei piccoli comuni si può fare impresa. Assolutamente sì, è proprio dai piccoli comuni che bisogna fare impresa e bisogna fare rete, bisogna collaborare con le aziende del territorio. Qual è la sfida che si sente di lanciare da Castelluccio? Io la sfida che oggi vorrei lanciare è apprezzare il nostro passato, apprezzare quello che eravamo e apprezzare soprattutto i nostri prodotti. Professor Carlo Russo, Università degli Studi di Foggia, perché è importante tornare ad utilizzare i grani antichi? Allora, utilizzare i grani antichi oggi diventa un'esigenza sia utile da un punto di vista nutrizionale, poiché i grani antichi rappresentano quelle varietà che hanno delle caratteristiche particolari, che più si adattano a dei fisici che necessitano di prodotti, che necessitano di componenti più compatibili col nostro organismo, che necessitano di elementi più compatibili col nostro organismo. Ritornare ai grani antichi è anche un'esigenza di rispetto nei confronti di un territorio fortemente vocato alla cerealicoltura come la nostra Capitanata, che ha bisogno di una rivalorizzazione, e quindi ritornare ai grani antichi significa riannodare i fili con un passato che vede nella cerealicoltura un elemento importante della sua economia, e significa proporre al consumatore di oggi, sempre più attento alle caratteristiche merceologiche del prodotto, un prodotto di altissima qualità, con un altissimo valore aggiunto legato alle caratteristiche intrinseche delle varietà antiche. Quali sono i grani antichi più diffusi in Capitanata? La Capitanata è la madre di una varietà di grano, il Senatore Cappelli, che oggi è stato riscoperto ed è molto molto utilizzato anche dall'industria nei prodotti sia nella pasta che nei prodotti da forno. Oggi che grano state molendo? Noi oggi stiamo effettuando delle prove di molitura a pietra, utilizzando una miscela di grani, un grano mischio, una miscela di grani pigmentati. Questi frumenti hanno la particolarità di essere di avere delle componenti nutraceutiche, cioè la loro parte esterna è scura, quindi la cariosside, il seme del grano è scuro. Questo suo colore scuro è sinonimo di presenza di sostanze antiossidanti.